Ma cosa vi viene in mente? Che cosa non viene in mente? Perché a voi le cose non vengono in mente. Il giorno buono per voi sarà quello in cui le cose vi vengono in mente. Il primo amico del pensiero dell'intera storia dell'umanità. Freud, Sigmund Freud, viene a trovarsi in subordine al pensiero di cui è stato amico. Abbiamo come un gradino, Freud qui, amico del pensiero, diventa poi questo pensiero a essere sovraordinato rispetto a Freud. Quindi Freud viene ad essere, con una modestia cosmica, al secondo posto rispetto al pensiero di cui è amico. Conosco fino a qui almeno un certo numero di conseguenze rilevanti di questa subordinazione di Freud. Questa conseguenza del primato del pensiero di cui questo è amico, e di cui io sono amico, o anche altro correlato, il fatto che il pensiero di ognuno ha bisogno dell'amicizia al pensiero. Se dovessi difendere la dottrina della Trinità, la fonderei su questo. Che perché il pensiero viva bene, l'ordinamento giuridico deve riguardare almeno 3 individui. Ma questo può sembrare una lucubrazione all'antica. Un'altra conseguenza di subordinazione risulta per la psicanalisi. E infatti io non dico più la psicanalisi, ma dico il pensiero, lo chiamo anche pensiero di natura, la rettitudine, la salute psichica, la produttività dell'albero, l'imprenditorialità del pensiero individuale, vedete quante formule nascono, espressioni. In subordine arriva anche la psicanalisi, semplicemente in subordine perché diventa un caso particolare di amicizia del pensiero, così come l'ho con la mia compagna, sei la mia compagna, io ne sono compagno, con i miei figli, con ogni altro mio compagno, precede l'amicizia per il loro pensiero perché si possa parlare di amicizia versa, o amore, che io ormai uguaglio. La psicanalisi è un'applicazione particolare della cura per il pensiero, non indifferenza per il pensiero, non ostilità per il pensiero, è un'applicazione particolare a quei casi di difficoltà del pensiero che fin dall'Ottocento noi chiamiamo patologie a partire dalla nevrosi. È tutto lì. Attraverso un secolo e più da quando Freud ha iniziato, la psicanalisi viene a ricollocarsi come applicazione di quell'amico di cui, per la cui difesa essa nasceva. C'è un giro così. Che poi questa amicizia abbia un costo in termini di sedute, su questo si può anche scherzare. Per esempio, quando Lacan diceva Freud, furbo, così, vero ebreo, prendeva le parole della gente e gliele restituiva a pagamento. Vero ebreo.